Ciao a tutti, oggi una ricetta che vi conquisterà tutti. Si tratta del tiramisù alle fragole. L'abbiamo fatto senza mascarpone utilizzando un solo uovo, quindi è una ricettina molto molto leggera ed è perfetta per questa stagione, per tutte le occasioni, a colazione, a merenda. È anche facilissima da fare. Vi faccio subito vedere come. Per prima cosa andiamo a rompere l'uovo e dividiamo gli albumi dal tuorlo, che andiamo poi a mettere nella pentola. A questo punto aggiungiamo lo zucchero e iniziamo a mescolare. Ora, poco alla volta, andiamo a mettere un po' di farina e un goccino di latte. Fate attenzione in questo momento perché i grumi si formano con tantissima facilità, quindi dovete stare attenti e miscelare bene. Una volta finiti di togliere tutti quanti i grumi e aver amalgamato bene la farina all'uovo e lo zucchero, possiamo versare tutto quanto il latte. E infine andiamo a grattugiare la buccia di un limone, mi raccomando non trattato. Possiamo mettere sul fuoco e sempre mescolando continuamente facciamo arrivare ad ebollizione. Come vedete la crema ha iniziato a bollire e si è anche addensata benissimo. Io adesso conto ancora 2 minuti in modo da farla cuocere perfettamente e poi la possiamo togliere dal fuoco. Andiamo a tagliare a pezzettini piccolissimi le fragole e ci spremiamo dentro il succo del limone. Noi ne mettiamo mezzo, però se vi piace potete metterne anche di più. Andiamo ad aggiungere anche un bicchierino di limoncello, ovviamente potete anche non metterlo se non volete utilizzare alcolici. Mescoliamo un pochino e lasciamo riposare almeno mezz'ora, se volete, se avete tempo, potete lasciare le fragole in frigo anche qualche ora. Abbiamo messo la crema in una ciotolina e l'abbiamo coperta con della pellicola e fatta raffreddare completamente. A questo punto la possiamo mettere in una grossa ciotola e aggiungiamo la ricotta. Adesso, aiutandoci con una frusta, andiamo ad amalgamare bene i due composti. Volendo potete usare anche uno sbattitore elettrico. Le nostre fragole hanno macerato e come vedete è uscito tutto questo bel sughino molto saporito. Adesso andiamo a mettere un pochino di acqua, servirà soltanto a rendere migliore la bagna. Se vi piace più alcolica potete semplicemente mettere più liquore e adesso possiamo comporre il nostro tiramisù. In uno stampo ho messo alla base i savoiardi e adesso vado semplicemente a coprirli con il sughino delle fragole e le fragoline stesse, quindi non inzupperò tutti quanti i savoiardi come si fa con il tiramisù classico, ma utilizzerò proprio le fragole stesse per ammorbidirli. Adesso andiamo a mettere lo strato di crema. I pezzettini che vedete sono semplicemente le buccette del limone, anche se potrebbero sembrare dei grumini. E adesso delicatamente la andiamo a spalmare su tutta quanta la superficie, facendo appunto attenzione a non essere troppo brusche, altrimenti sollevate tutte quante le fragole. E andiamo a mettere un altro strato di savoiardi. Come prima copriamo con le fragole e aggiungiamo sopra la crema. Infine non ci rimane che decorare il nostro tiramisù appunto con le fragole. Noi le abbiamo tagliate a spicchi e le andiamo a mettere sopra, sovrapponendole un pochino. Questo, se avete una cena, fate davvero un figurone portandolo a tavola e vi consiglio a questo proposito di lasciarlo riposare in frigo almeno mezza giornata, magari lo potete fare la sera e lasciarlo riposare in frigo una notte. In questo modo date il tempo alla crema e al liquido delle fragole di amalgamarsi bene ai biscotti e creerete davvero un dolce perfetto e sarà anche più facile poi da servire. Io spero tantissimo che questa ricetta vi sia piaciuta. Come sempre mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qua sotto. Approfitto per dirvi, se fate qualche nostra ricetta e volete farcela vedere, basterà taggarci su Instagram o mandarci un messaggio su Facebook e insomma ci fate vedere le vostre ricettine, a noi ci fa sempre tanto tanto piacere. Ciao!